Grazie Matteo per la partecipazione, Buongiorno. siamo felici di averti. Per introdurti leggermente in anticipo argomenti di cui ci farà piacere parlare con te, al di là delle tue esperienze, al di là del fatto della tuo essere un di livello internazionale tra i più importanti che oggi abbiamo in Italia. Volevo dire agli altri che Matteo è un grande esperto di NBA, per cui se avete qualsiasi domanda di basket NBA, lui, nessuno meglio di lui conosce giocatori e squadre. E altra cosa, è anche un appassionato dei film di Tarantino, per cui se volete parlare di cinema con lui e non solo di sport, sappiate che avete risposte su tutto. Ci sei, Matteo? Ci sono, ci sono. Vai. Sono. Presentati. Ragazzi, ciao a tutti, grazie per questa chiacchierata. Insomma, un momento un po' difficile, però se riusciamo a fare queste cose, insomma, ci aiutiamo un po' tutti. Io sì, come mi hanno introdotto abbastanza bene, non sono così esperto in NBA, mi piace molto, ma non sono un giornalista sportivo di questo livello, però insomma mi piace molto, la seguo quando posso. Immagino sappiate che sono appunto un tennista e gioco a tennis da quando ho 7 anni, e prima di questo ho fatto altri sport, ho fatto judo, nuoto, ovviamente come tutti i ragazzi della mia generazione, ma come tutti gli italiani ho giocato a calcio, calcetto, calciotto, insomma senza mai fare una scuola vera e propria, però insomma ci si divertiva così. E sicuramente voi siete più Adesso, se forti non di sbaglio, me. anche, non lo puoi neanche fare. Adesso ti è vietato il calcetto, il calciotto. Sì, Senti, assolutamente vietato. faccio io la prima domanda, poi partono i ragazzi. Da tramite ce lo fa Daniele Corazza, che è responsabile del settore giovanile. Come è organizzata la tua giornata tipo? Cioè, adesso che ti stai allenando, adesso tu sei a Miami, no? Perché il prossimo torneo che fai, e come è organizzata la tua giornata tipo di allenamento? Allora, il prossimo torneo è un po' una domanda strana, cioè una Difficile. domanda difficile da rispondere perché bisogna vedere un po' come si evolve il virus. Come, diciamo che rispetto alla situazione del calcio, che è un po' più nazionale come competizione, almeno per ora, noi abbiamo competizioni per lo più internazionali, quindi in un torneo ci sono magari 300 giocatori che vengono da 80 nazioni diverse, quindi fare un evento del genere per ora è molto complicato, quindi non so bene dirti quando ricomincerà. Per quanto riguarda la giornata tipo, dipende dal periodo. Noi abbiamo il periodo di carico di lavoro, che è il periodo di, diciamo, novembre-dicembre, e poi durante la stagione dura dal gennaio fino a più o meno alla fine di novembre, e ci si, insomma, gestisce un po' a seconda dell'impegno della partita. Però meno di 2 volte al giorno non gioco mai, sempre palestra la mattina o il pomeriggio, quindi più o meno alla fine 6-7 ore le dedico all'allenamento. Grazie. Vai Daniele. Ciao, buongiorno, mi chiamo Daniele Corazza, sono responsabile del settore giovanile. Allora, è un grande onore averti qui. Per noi è anche un momento importante di crescita, parlare insomma con direi il miglior tennista italiano e fra i migliori al mondo, quindi ti ringraziamo immensamente della disponibilità. I ragazzi hanno qualche domanda che girano a me, poi io li coinvolgerò di volta in volta. E partirei con il femminile Giorgia Casale, che ha una domanda. Buongiorno, la mia domanda era cosa fai prima della partita per gestire le tue emozioni? Se hai qualche dito scaramantico, porta fortuna. Grazie mille. Allora, ciao Giorgia. Non ho tanti riti scaramantici, ho delle cose che faccio sempre, ma che mi aiutano a entrare nel mood giusto, cioè mi aiutano a entrare nella mia routine. Non è una cosa che faccio perché così penso che ho più possibilità di vincere, ma è una cosa che mi aiuta a entrare con la giusta mentalità in campo. Prima di una partita è un po' complicato per noi perché
Almeno che non si gioca il primo match di giornata, noi possiamo giocare, che ne so, faccio un esempio, quarto match dalle 11, quindi bisogna aspettare che ci sono tre partite prima di te, e tre partite possono durare un'ora l'una o possono durare tre ore l'una, quindi è un pochino differente la preparazione. Mi è capitato svariate volte che mi sono scaldato per la partita 3-4 volte perché pensavo finisse, invece poi è continuata. E quindi bisogna essere molto pronti a gestire bene l'energia anche prima della partita. Grazie mille. Bene, grazie. Oltre ad avere tutto il calcio femminile, la nostra scuola calcio, abbiamo anche le ragazze proprio del calcio femminile. Adesso andiamo invece con l'Under 15. Franzini, se vuoi fare la tua domanda. Sì, ciao Matteo, buongiorno. Io volevo chiederti cosa si prova a essere nella top 10 della classifica ATP del tennis. Ciao, buongiorno. È una sensazione molto, ovviamente molto molto positiva. È una cosa che non so se avete un pochino seguito il mio percorso, non è una cosa che a cui puntavo l'anno scorso. Io sono partito appunto la stagione del 2019 che ero 54 del mondo e mi sono ritrovato a fine anno tra i primi 10. Era un obiettivo che neanche a fine carriera pensavo di poter raggiungere, quindi è stata una cosa un po' che piano piano stava succedendo e ancora non ho realizzato al 100%. E sono veramente molto contento, molto orgoglioso anche del lavoro che ho fatto con il mio team. E ogni tanto mi fa strano, guardo la classifica e dico ma sono primi 10. Conoscendo un pochino il mio percorso, io diciamo quando avevo 16, 17, 18, 19, anche 20, non ero tra i migliori della nazione, non ero tra i migliori ovviamente d'Europa o del mondo, quindi non ci si aspettava grandissime cose da me e forse questo è stato un aiuto per crescere con più tranquillità, quindi quello che sto facendo adesso è abbastanza inaspettato per quanto mi riguarda e quindi sono forse doppiamente felice. Grazie. Bene, esordienti 2007, Davide. Ciao Matteo, ti volevo chiedere qual è stata la tua migliore partita? Quella che ti sei uscito al campo e hai detto ho giocato bene, molto bene. Ciao, allora, questa è una bella domanda. Ce ne sono svariate. Fammi pensare altri 30 secondi. Mi ricordo una partita, tra l'altro proprio quasi un anno fa esattamente, a Monaco di Baviera, una semifinale di un torneo contro un giocatore spagnolo che si chiama Bautista Agut. E mi ricordo che sono uscito dal campo e anche i miei allenatori erano abbastanza, non dico impressionati perché no, però erano molto molto contenti della mia prestazione. C'è da dire che le giornate come quel giorno lì sono sempre di meno rispetto alle giornate in cui si gioca un pochino peggio e la forza è cercare di trasformare quelle giornate in giornate comunque positive. Quindi non so, questa è una domanda che potrei fare io a voi, non so se per esempio la maggior parte delle partite voi vi sentite bene, vi sentite al 100%, vi sentite che state giocando bene o ci sono più le partite in cui vi sentite così così e dovete diciamo gestire questa cosa. Prossima domanda, Under 14, Maiani Pietro. Ciao Matteo, ti volevo chiedere come affronti il match point a favore e a sfavore. Questa è una bella domanda, nessuno tra l'altro me l'ha mai fatta. Io sono un giocatore abbastanza, mi reputo un giocatore, almeno provo a essere un giocatore abbastanza aggressivo, quindi cerco di andare a prendere il punto, cerco di vincere il punto in maniera che insomma faccio sbagliare l'avversario e cerco di fare un vincente, quindi questo è quello che mi chiedo sempre. E per noi c'è una grossa differenza a seconda se si sta servendo o si sta rispondendo, quindi è un pochino diverso.
però quello che mi dico sempre è quello è cercare di essere sempre aggressivo, di essere coraggioso, quindi fondamentalmente. E, credo che forse quando c'è il match point a sfavore, un pochino di tensione, almeno per quanto riguarda me, sono un pochino meno teso. Sono più teso quando ho il match point a favore, ho più forse paura di vincere che paura di perdere, però in tutti e due i casi cerco sempre di vincere il punto con le armi che ho. Ok, grazie. Matteo, sono Luca, ti interrompo un attimo che ho visto che è apparso il nostro amministratore delegato, il dottor Fenucci, che ti voleva salutare e ringraziare. Buongiorno a tutti, Luca, ciao, come stai? Tutto bene? Allora, innanzitutto Matteo, grazie di essere venuto qui con noi. Per i ragazzi è un momento sicuramente interessante e importante per conoscere campioni di altri sport che non siano quelli del calcio. Quindi io ho avuto la fortuna di conoscerti in ritiro, se ti ricordi, in Austria. A Kitzbühel. Torneo a Kitzbühel. Ho avuto subito l'impressione di un ragazzo, se posso permettermi, molto simpatico alla mano. Quindi, insomma... con meno spigoli di quelli che i tennisti talvolta sembrano avere, insomma, nei rapporti. L'unico augurio che ti posso fare in bocca al lupo è che tu diventi, per tutti i ragazzi che ti sentono, quello che è stato Panatta per la nostra generazione, insomma. Quindi a differenza delle polemiche che nascono in questi giorni per il calcio e gli altri sport, che sono strumentali e stupide, noi credo che tutto lo sport è bello in tutte le sue facce. Quindi tu rappresenti uno sport individuale molto importante in cui l'Italia nel passato ha avuto grandi, grandi trionfi, e quindi spero che tu diventi un degno erede di quelle generazioni. Detto questo, per i ragazzi è un momento, come è stato con Mancini, credo anche con Verdone, di incontro, si possono misurare le esperienze, quindi spero che vivano come sempre questo come un momento anche di partecipazione, ecco, e di conoscenza dei sacrifici soprattutto che si fanno, Matteo, perché dietro il tuo successo, la tua inizio di scalata ai vertici del tennis mondiale, c'è tanto sacrificio, tanto lavoro, e soprattutto negli sport individuali talvolta il lavoro unito alla passione comunque può essere comunque duro, no? Perché sono ore e ore di allenamento individuale senza compagni, quindi magari capendo anche i sacrifici che con passione hai fatto per arrivare dove sei, anche per loro può essere utile insegnamento, insomma, di quello che si deve fare quando il talento da solo, come dicono tutti, non basta per arrivare ai grandi livelli. Quindi, e poi conosceranno sicuramente la persona, quindi ti faranno un sacco di domande personali magari divertenti. Con chi ti alleni? Io mi alleno con soprattutto con la mia ragazza, anche lei gioca a tennis, anche lei è professionista, e quindi abbiamo sfruttato questo momento per stare un po' insieme, per allenarci insieme. E abbiamo cercato, nonostante qui le restrizioni non fossero così, diciamo, dure come in Italia, abbiamo cercato di non stare a contatto con troppe persone all'esterno, quindi stiamo in famiglia, quindi giocavo sempre con lei, cercavamo di stare più chiusi possibile. E quindi, avevi qualche riguardo nei suoi confronti o no quando giochi? Prima, anche in passato, ci siamo allenati qualche volta. Poi ho iniziato e all'inizio sì, avevo riguardi. Poi dopo lei, insomma, si prendeva un po' gioco di me quando vinceva, così allora a quel punto... E cominciava a tirare forte. Adesso basta. Bravo, bravo. Va bene, Luca, dai, sentiamo i ragazzi se hanno... Sì, hanno parecchie domande. Under 13, Mattia Donati. Ciao Matteo, la mia domanda è qual è la partita più combattuta che hai disputato? Grazie. Sono due, tutte e due giocate in due tornei del Grande Slam, una a Wimbledon e una a US Open, vinte... Fortunatamente vinte entrambe, una con Diego Schwartzman, un giocatore argentino, dove ho annullato 3 match point, ho giocato credo 4 ore o vicino alle 4 ore, e quella partita poi mi ha permesso di andare a giocare contro Federer a Wimbledon, sul campo centrale appunto,
e l'altra è con Monfils, i quarti di finale degli US Open, in cui ho vinto 7-6 al quinto, quelle lì, 5-7, 4 ore, e ho avuto, in quel caso ho avuto io, prima di finire la partita, ho avuto 4 match point che non sono riuscito a fare, quindi a vincere, e però quella, credo che quella sia un gradino sopra, sia per l'importanza della partita, sia per la sofferenza. Però mi ricordo che anche la prima che ho detto, insomma, mi ricordo mia madre che quasi piangeva alla fine della partita, forse per lo stress, forse per la felicità, però è stata, sono state delle belle emozioni. Grazie. Andiamo con un under 16, Montalbani, che ha una domanda. Ciao Matteo, volevo chiederti che emozioni hai provato quando hai scoperto di esserti qualificato per le finals. Grazie. Ciao, è stato stranissimo perché mi ricordo, insomma, per chi seguiva, faccio un pochino un riassunto. C'era l'ultimo torneo per qualificarsi a queste finals, quindi al Master che ti permette di giocare con i migliori 8 giocatori del mondo. L'ultimo torneo era Parigi-Bercy. Questo torneo io ho perso al primo turno. E dovevo quindi sperare che quelli che stavano combattendo con me perdessero anche loro, quindi la famosa gufata un pochettino. E mi ricordo però che non volevo guardare le partite, non controllavo neanche il risultato perché ero troppo, troppo teso, c'era troppa emozione. Quindi mi ricordo che stavo a Monte Carlo in un ristorante con il mio migliore amico. E mi ricordo che a un certo punto il telefono mi ha iniziato a squillare, mi hanno iniziato a chiamare tutti, e là ho capito che, insomma, che quel giocatore, che tra l'altro era Monfils, aveva perso e quindi mi sarei qualificato. E appena ho saputo, ho chiamato il cameriere, mi sono fatto portare una pizza e 2 bicchieri di vino, abbiamo brindato, perché comunque era qualcosa che non, come dicevo prima, non mi aspettavo, e che era, insomma, è stato un sogno che si è realizzato. Bene, grazie. Adesso abbiamo una domanda da un altro che è stato fra i migliori del mondo, però come portiere, Gianluca Pagliuca, che ti vuole fare una domanda. Oh. Con la racchetta non ci azzecca, quindi... Non è vero, ne sono classificato. Vabbè, fatti gli scherzi. Già tutto, complimenti che ho seguito molto. Io sono un grande appassionato di tennis, quindi seguo tantissimo. Tutti gli anni vengo anche a Roma a vedere le partite. Purtroppo quest'anno non ci sarò, però complimenti. Ti volevo fare 2 domande. La prima domanda, a differenza tra Nadal, Djokovic, sei, visto che li hai affrontati 3, la differenza anche la difficoltà per le tue caratteristiche. E l'altra domanda, se trovi, quando devi preparare un torneo del Grand Slam, se è uguale la preparazione con, magari, se prepari un Master 1000, ecco, un altro torneo tipo quello di Roma o altri tornei, ti prepari alla stessa maniera, o magari per un torneo del Grande Slam che è un po' più lungo magari fai un po' più di preparazione atletica? Ciao, grazie. Allora, innanzitutto, ciao Gianluca, è un onore poter parlare con te. Seguivo quando ero più piccolino tutte le partite, ti vedevo spesso in televisione, quindi adesso è abbastanza... Adesso ti seguo io. Sì, no, fa molto piacere, e è bello come, insomma, mi ritrovo a fare queste cose, mi fa ancora parecchio effetto, quindi grazie e complimenti a te per la straordinaria carriera. E, allora, le domande sono molto complesse, mi serve un pochino di tempo. Allora, i big three, quindi Djokovic, Federer e Nadal, sono 3 giocatori molto molto forti e molto molto differenti tra loro, nel senso che hanno tutte e 3 caratteristiche molto differenti. Nadal, prima di tutto, è mancino, e quindi questa è la prima cosa che per noi è molto molto importante. Ha un atteggiamento, un'attivazione anche fisica, anche un atteggiamento mentale che ti fa, non ti spaventa, però ti dice: adesso io devo giocare con questo bell'animale, cioè per batterlo devo giocare 3-4 ore
a un livello che non so. Io sono grande tifoso di Nadal, quindi mi fa piacere che dici queste cose. Sì, quindi sono partito col tuo preferito. E devo dire la verità, a livello tecnico è quello che forse mi ha dato un pochino meno fastidio, ma quella è una cosa solo di caratteristiche tecniche. E però a livello di intensità fisica, a livello di intensità soprattutto anche mentale, è un avversario osticissimo da affrontare, perché ti fa sudare ogni punto. Lui non importa se 0, 5-0, 40-0 sopra o sotto, lui giocherà alla morte tutti i punti. Quindi quella è una cosa che tu sai quando entri in campo, che è una sua forza grandiosa. Federer, per me, io l'ho sempre detto, è sempre stato il mio idolo quando ero più piccolino, e la cosa che impressiona di più è la facilità con cui riesce a fare tutto. È il giocatore più completo che esiste, può giocare da fondo campo, venire a rete, può servire molto bene, risponde bene, cambia le traiettorie, cambia il ritmo, non ti gioca mai due palle allo stesso modo, e questa è una cosa che per un tennista è difficile da gestire, perché non sai mai cosa aspettarti. E poi ha una classe, una facilità che spesso tu ti senti che stai giocando molto bene, però lui è semplicemente migliore di te, quindi da quel punto di vista ti butta un po' giù. E Djokovic invece, che è quello che secondo me per caratteristiche è quello che soffre un pochino di più, caratteristiche tecniche e tattiche, perché credo che è il giocatore che risponda al servizio in maniera migliore nel circuito, è il giocatore che si muove e legge prima dove tu tiri e dove tu colpisci la palla, quindi ha questa capacità di leggere il gioco che è pazzesca, e è fondamentalmente, appunto, è completo in tutti gli aspetti. Non ha una cosa, a parte credo la risposta e la maniera in cui si muove, non è una cosa che tu dici, lo vedi, dici Madonna, questo c'ha un dritto, c'ha un rovescio, il rovescio c'è molto buono, però non ha, ecco, un colpo come può essere il dritto di Nadal o il dritto di Federer, però allo stesso tempo è completissimo, e quando è al 100% è una macchina, quindi non sai come vincere il punto. Per quanto riguarda invece gli Slam e i Master 1000, sì, abbiamo una preparazione un pochino diversa. Gli Slam, i quattro tornei del Grande Slam si giocano al meglio dei 5-7, tutti gli altri tornei meglio dei 3-7, quindi è diverso. Sono tutti diversi tra loro, perché per esempio in Australia si gioca nell'estate australiana e quindi si può giocare anche con 40 gradi. Roland Garros, che si gioca a Parigi, e Wimbledon a Londra, si gioca in un periodo in cui non fa così caldo, mentre gli US Open, che si giocano a inizio settembre a New York, è umidissimo, quindi si può giocare anche con 35 gradi, quindi ci sono delle condizioni diverse e bisogna adattarsi anche a quello. Normalmente io la settimana prima di un grande slam non gioco un torneo e mi preparo, mi alleno abbastanza duramente per cercare appunto di ambientarmi e cercare di arrivare al torneo meglio, però poi ci sono diverse teorie. Una cosa che faccio quando gioco al meglio dei 5-7 è che rispetto a quando gioco meglio di 3, che non gioco tutti i punti allo stesso modo, perché altrimenti non, se la partita dovesse andare al quinto set non potrei arrivarci fisicamente, quindi se mi accorgo che magari sono sotto in un game 40-0 lascio un po' andare il braccio e rischio un po' di più e quindi accorcio un po' gli scambi. Questa è la tattica che diciamo utilizzo con il mio allenatore. Grazie. Bene, grazie. Andiamo con l'Under 13, Filippo Bugani. Ciao Matteo, ti volevo chiedere, a quanti anni hai deciso che il tennis sarebbe stato il tuo lavoro? Grazie. Innanzitutto, ciao. È complicato perché il sogno c'era. Fin da quando ero molto molto piccolo. Nel tennis, finché non raggiungi, diciamo, i primi 150-140 del mondo, è difficile mantenersi. Quindi diventa un lavoro vero e proprio, quindi puoi vivere di quello che stai facendo quando arrivi veramente a essere un giocatore molto molto forte. È ovvio che ho fatto delle scelte e è diventato il mio lavoro quando avevo 18-19 anni,
Detto questo, però, non guadagnavo. Per fortuna c'era la mia famiglia, c'era la federazione che mi dava una mano, e quindi diciamo che non dico che finivo sempre in rosso, però ero sempre al limite, perché comunque i tornei per arrivare a giocare i grandi tornei non ci sono così tanti soldi, non c'è così tanto movimento, e quindi è un investimento. All'inizio bisogna investire tanto, e quindi la definivo la mia professione, però non ricevevo in cambio soldi a sufficienza per definirmi autonomo. Quindi è diventato il mio lavoro a tutti gli effetti quando ho compiuto, credo, 21-22 anni, quando la mia classifica me l'ha permesso, però la scelta è stata fatta prima. Ok, grazie. Bene, grazie. Adesso l'under 15 femminile, Anna. Salve Matteo, allora la nostra domanda è: qual è l'alimentazione che lei segue? Tanto mi lusinghi a dare l'idea di lei. Sono giovane anch'io come te, non mi fa sentire vecchietto. Allora, ho avuto in passato dei nutrizionisti, adesso sono in contatto con una nutrizionista e devo dire che nell'arco dell'ultimo anno e mezzo non ho avuto nessuno e mi sono gestito un pochino da solo, perché più o meno, ovviamente, avendo avuto in passato alcune persone, più o meno so gestirmi. Per noi tennisti è molto importante stare anche psicologicamente molto bene, oltre che ovviamente fisicamente. La mia teoria e la teoria del mio team era che se per esempio un giorno avevo voglia di un dolce o voglia di un pochino di gelato, non era un problema se quella cosa lì mi avrebbe fatto poi performare o allenare meglio il giorno seguente. Quindi abbiamo sempre seguito, ovviamente non mangio le patatine fritte tutti i giorni, però se un giorno ho voglia di fare uno strappo non è un problema. Quindi abbiamo sempre cercato di trovare un equilibrio tra il sentirsi bene, perché a me piace mangiare, e forse perché sono italiano, non lo so, abbiamo questa cultura, però mi piace mangiare, e allo stesso tempo però ovviamente devo tenere la mia linea, devo essere attento. Quindi abbiamo sempre cercato di trovare questo equilibrio e per ora ha funzionato. Adesso sto cercando di fare un passaggio successivo e quindi diventare un pochino più attento e vediamo cosa succederà. E il consiglio che mi sento di dare è che bisogna sempre ascoltare quello che un pochino si ha dentro. Bisogna fare sacrifici, ma che non diventino poi uno stress, perché se si è stressati poi la performance indubbiamente poi scende, insomma. Ok, grazie mille. Adesso abbiamo un primavera, Rufo Luci di On. Ciao Matteo. Io volevo chiederti come affronti la sconfitta oggi e se è cambiato qualcosa con la tua esperienza. Quindi rispetto a quando ero un po' più piccolo? Sì, esatto. Intanto mi piace molto la canotta che indossi. Grazie, è quella vecchia di casa. Sì, l'ho vista. Allora, io ho detto sempre che per me le sconfitte sono molto più utili che le vittorie. Cioè imparo molto di più dalle sconfitte che dalle vittorie. Ma perché io sono fatto così? Mi brucia molto di più e spesso mi rendo conto che la delusione della sconfitta è più grande della gioia della vittoria, e questa è una cosa che ho cercato di cambiare un pochettino, perché insomma è giusto che uno si riconosca pure quando fa bene. E in tutte le sconfitte ho sempre cercato di trovare qualcosa per migliorare, quindi non sono mai stato solo arrabbiato, ho usato quella rabbia per tornare in campo, per tornare in palestra e diventare più forte, per diventare migliore. E sono al 100% convinto e credo fortemente che per arrivare in alto bisogna perdere, perché se non provi quella delusione, se non provi quella voglia di rivalsa, è difficile che in uno sport individuale come il mio si possa eccellere. È ovvio che poi ci sono campioni del calibro, come abbiamo detto prima, di Djokovic, di Federer, di Nadal, che hanno perso molto meno rispetto a noi, però anche loro hanno avuto le loro delusioni, anche loro hanno dovuto passare momenti non facili. Grazie a quei momenti, secondo me, poi si diventa dei grandi campioni. Grazie. Prego.
Bene, grazie Daniel Serfilippi dell'Under 15. Ciao Matteo. Volevo chiederti come ne esci dai momenti difficili, dato che il tennis è uno sport singolo. Questa è una bella domanda. Quando ero più piccolo mi chiedevo sempre come sarebbe stato giocare in uno sport di squadra, perché magari in un momento difficile personale la tua squadra ti può aiutare, mentre quando giochi uno sport individuale sei tu e quindi non puoi, diciamo, tra virgolette, fare affidamento sulla squadra. Ovviamente anche io ho un team, però ho un team che sta fuori dal campo, l'allenatore, il preparatore fisico, eccetera. Credo che, come dicevo prima, i momenti difficili siano necessari e avvengano in tutte le carriere, e cercare di entrare dentro al problema e cercare di sviscerarlo da dentro è la cosa più importante. Non si può, per quanto mi riguarda, non ho mai messo il problema nella tasca e ho detto vabbè, questo poi lo risolverò. Se vedo che c'è qualcosa che non va, bisogna, quello che ho sempre fatto, sono entrato dentro al problema, ho cercato di capire cosa era meglio fare, ho chiesto aiuto al mio team, al mio lavoro anche con un mental coach, quindi abbiamo lavorato tanto su questi aspetti, e finché non realizzi che, o finché non tocchi il fondo su quel problema lì, è difficile reagire. Quindi non bisogna avere paura di affrontare l'argomento, non bisogna avere paura di accettare che c'è una cosa che non va bene. Quello che bisogna fare è cercare di migliorarsi giorno per giorno, poi potrà essere una cosa che ci mette un mese, un anno, due giorni, però l'importante è affrontarlo. Grazie. Under 14, Riccardo Nannetti. Ciao Matteo, la mia domanda era: qual è il tuo torneo preferito? Ciao, allora ne scelgo due, perché uno è di cuore e uno è di come posso dire, di esperienza, di storia. Roma è il mio torneo preferito di cuore, nel senso, io sono romano, sono nato a Roma, cresciuto vedendo le partite al Foro Italico, quindi per me giocare Roma è il torneo. E per quanto riguarda invece la storia del tennis, o comunque il tempio del tennis, è Wimbledon, credo che sia quello più affascinante, e quindi scelgo questi due. Grazie mille. Mi inserisco io, scusate, ciao, sono Gloria dell'ufficio stampa. E ci hai appena detto che sei nato a Roma e poi col tuo lavoro avrai girato mezzo mondo, immagino, però ti voglio chiedere, Bologna come città la conosci? C'è qualche legame con la nostra città? Al di là del tennis, immagino, perché qui non abbiamo grosse opportunità di dare tornei al mondo, ecco. Sai che mi dispiace dire che non sono mai stato a Bologna. Cioè, ci sono stato, però ho fatto un passaggio perché ero in stazione, dovevo partire da Salso Maggiore, devo tornare forse a Roma, quindi mi hanno portato a Bologna. Insomma, ho fatto uno scambio di treni, qualcosa del genere. Però non ho mai passato un po' di tempo a Bologna, e una motivazione è quella che hai detto tu, ovvero che non ci sono grandi tornei, non ci sono tornei. E mi hanno sempre parlato ovviamente benissimo della città, purtroppo non ho avuto il tempo, quindi mi toccherà venire prima o poi. Perché tu sei troppo giovane e anche Gloria troppo giovane, qui c'erano gli internazionali di Bologna, che era un torneo ATP, insomma importante, se lo ricorda forse Gianluca e forse qualche altro che è con noi all'ascolto, dove c'erano Canè Camporese, sì, che insomma poi venivano a giocare campioni di livello internazionale. No, hanno giocato anche di tanti campioni, mi ricordo anche Pat Rafter, che insomma è stato, che sicuramente Matteo lo conosci sicuramente. Sì, sapevo, in Italia prima c'erano molti più tornei ATP, adesso sei rimasto solo Roma. Però sapevo sì che c'era un torneo. Mi sa che all'epoca non ero neanche nato, quindi un po' difficile. Credo di no, quindi era il CRB, tra l'altro. Comunque, Crociati, se dell'Under 15, se vuoi fare la tua domanda. Ciao Matteo, volevo chiederti chi ti ha trasmesso la tua passione per il tennis.
Ciao, allora è abbastanza facile. Tutti i miei nonni, i miei genitori giocano tutti a tennis, quindi è stato uno sport, diciamo, abbastanza familiare. Mi hanno messo la racchetta in mano quando avevo 3-4 anni, però non mi faceva impazzire. Ho fatto altri sport, come dicevo prima, e quando ne avevo 7-8, mio fratello, che è più piccolo di me, mi ha detto: dai, vieni a giocare, torna a giocare, torna a giocare. E mi sono fatto convincere e quindi poi dopo non ho più smesso. Quindi diciamo che è una cosa abbastanza familiare. Grazie. Allora, Leonardo Stanzani. Ciao Matteo, buonasera. Ti volevo chiedere, nel corso della tua carriera, sei dovuto migliorare di più sotto l'aspetto fisico o mentale per raggiungere i livelli a cui sei oggi? Ciao Leonardo. Mamma mia, che domanda. Allora, è un primavera, fa una domanda difficile, quindi vuole un consiglio. Sì. Gli devi dare un consiglio per giocare in Serie A. Sì, devo dire tutte e due, perché allora questa è una storia che racconto sempre. Quando sono andato a allenarmi alla Circolo Canottieri Aniene a 14 anni con il mio allenatore Vincenzo Santopadre, 14, 15, 16 anni, lui mi chiamava alla radio perché parlavo sempre. In campo parlavo sempre, sia in maniera positiva che negativa, e soprattutto in maniera negativa mi davo addosso parecchio quando sbagliavo, quando non mi piaceva quello che stavo vedendo, come stavo giocando, e quindi ho dovuto fare un salto mentale molto molto importante che non ho fatto in pochi mesi. È stata una cosa lunga e ancora alcune volte ci ricasco, nel senso che io sono uno, mi reputo uno abbastanza perfezionista, quindi e voglio che tutte le cose siano fatte a modo, e ovviamente poi mi chiedo anche tanto, e quindi accettare il fatto che si può sbagliare, accettare il fatto che anche la partita perfetta avrà degli errori, è stata una cosa che così sembra stupida da dire, ma quando si è in campo è molto difficile, è stato molto difficile per me, quindi lì ho fatto un grande passo avanti. E allo stesso tempo fisicamente ero molto molto indietro rispetto a tutti i ragazzi della mia età. Sono cresciuto abbastanza tardi, a 19-20 anni ancora non avevo la barba, ancora stavo crescendo centimetro dopo centimetro. È stato un anno in cui sono cresciuto credo 12-13 centimetri, quindi facevo fatica ad andare in palestra, facevo fatica a fare un po' di pesi. Tutti gli allenamenti devono essere dosati, perché ho avuto molti infortuni purtroppo, quindi ho dovuto fare quel cambio mentale e fisico gradualmente, e sono state due cose che reputo alla pari. Grazie. Bene, Leo Minelli dell'Under 13. Allora, grazie. Ciao Matteo, ti volevo chiedere se durante questo periodo hai riscoperto dei nuovi interessi oppure dei nuovi hobby. Allora, riscoperto noi... Ho avuto un po' più di tempo, un po' più di leggere. Ho iniziato e ho provato per la prima volta, per esempio, a fare yoga, che era una cosa che non avevo mai fatto. E sto cercando di usare questa quarantena, questo momento di stop, per soprattutto a inizio di quest'anno e alla fine dell'anno scorso ho avuto dei problemi fisici, ho avuto un pochino di pubalgia, ho avuto un pochino, insomma, un problema appunto in questa zona, e quindi ho sfruttato questo momento per migliorare questa cosa e per diventare più forte fisicamente. Però devo dire la verità, non ho scoperto nuovi hobby, non ho riscoperto nuove cose. Ho capito come si vive con la propria fidanzata, cosa che non avevo mai sperimentato. Ho provato questa convivenza e devo dire che è abbastanza complicato, però per quanto riguarda hobby e cose varie, non lo so. Non so se qualcuno del... non so quante persone ci sono collegate. Però, per esempio, a me piace leggere i manga, che sono i fumetti giapponesi, non so se li conoscete. E ho avuto un po' più di tempo, quindi ho iniziato a leggere, però non, poi leggo ovviamente anche libri normali. E, purtroppo mi piace giocare anche alla PlayStation, queste cose qua purtroppo qui non ce l'ho.
e quindi niente, mi sono dovuto un pochino adeguare. Grazie, ultima domanda, Under 17, Elio Zalli. Sì, ciao Matteo, ti volevo chiedere se segui il calcio e se c'è una squadra in particolare nel tuo cuore. Questa domanda ostica. Domanda ostica perché sono romano, però mio nonno è di Firenze, e quindi portava mio padre a vedere la Fiorentina, mio padre tipo Fiorentina, e ci ha trasmesso la passione per la Fiorentina, quindi so che Fiorentina e Bologna, insomma, sono un po' sono un po' in contrasto, no, a parte gli scherzi. Quando ero più piccolino seguivo parecchio, seguivo molto di più. Adesso viaggiando spesso ho sempre un fuso orario diverso, quindi ho perso un pochino, non dico che ho perso interesse, ma faccio più fatica a seguire, quindi poi dopo è una cosa tira l'altra. Il calcio mi piace, come ho detto prima sono più appassionato di NBA rispetto al calcio, però è nella nostra cultura, nel nostro DNA, quindi è uno sport a cui mi piace giocare, mi piace seguire, e spero che insomma questo periodo finisca presto, perché in generale lo sport serve all'Italia per andare avanti. Grazie mille. Grazie, scusami, un'ultima cosa, visto che prima si era detto che sei un fan di Tarantino, un film o una scena che ti ha colpito particolarmente? L'altro giorno ho rivisto per l'ennesima volta Pulp Fiction, però per la prima volta l'ho visto in inglese, perché ovviamente stando in America lo fanno in inglese. Secondo me Pulp Fiction è il suo capolavoro, però una scena che mi piace molto è, non so se avete visto Django, quando Leonardo DiCaprio, insomma, stanno tutti a tavola, si arrabbia e tira il pugno sul tavolo e gli sanguina la mano, non era previsto che gli sanguinasse la mano, e lui continua ad andare avanti, e credo che a parte la potenza della scena fa capire la grandissima qualità e quanto Tarantino tenga i suoi film, perché gli attori non si fermano neanche quando sanguinano, quindi mi piace molto questa passione che lui mette nei film. L'ultima domanda la faccio io. Vai, Luca. Se dovessi dare un consiglio a un giovane che ha voglia di iniziare una carriera professionistica o ha il sogno del professionismo, qual è, nella scala dei valori, qual è la cosa per te più importante nell'affrontare un sogno? Allora, la parola è sogno, giusto? È stata più importante la passione, è stata più importante la determinazione o è stata più importante l'applicazione? Per me sono state molto collegate tutte e tre, e detto questo sono arrivato a essere così perché mi diverto a fare quello che faccio. Okay. È una cosa che ovviamente è legata molto alla passione, però a me piace proprio il mio lavoro, piace allenarmi, piace arrabbiarmi, lo so che sembra strano, però mi piace essere triste per il tennis, perché è qualcosa che mi rende vivo, che mi rende, cioè per me la cosa più bella è avere queste emozioni, andare su e giù, soffrire, poi gioire, perché poi una volta che ti senti triste e vinci una partita, poi ti senti ancora più felice, quindi è qualcosa che secondo me solo lo sport può dare, e da sempre l'ho avuta un pochino innata, ovviamente un pochino l'ho coltivata, quindi è un po' tutto collegato, però il consiglio che mi sento di dare è di divertirsi, di trovare il modo e di fare quello che ti piace fare. È ovvio che ci saranno dei momenti in cui non, magari anche a me non è che tutti gli allenamenti sono contentissimo di farli, tutte le volte che mi dicono devi correre un pochino la faccia storta la faccio, però poi dopo a fine allenamento, quando ho finito, mi sento soddisfatto, mi sento contento di me perché ho dato il 100% e sento che sono migliorato, quindi la cosa bella è trovare quell'incastro giusto tra sofferenza e divertimento, che poi ti fa diventare ovviamente un atleta migliore, ma anche una ti fa crescere tanto dal punto di vista personale. Grazie mille. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie a nome di tutti. Grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao. Grazie mille.